How to embarrass yourself before the year ends. Hey guys, it's Nana. I just want to jump in and say that this entire video will be in Italian and not just any kind of Italian. Poor, embarrassing, bad Italian. Add some subtitles, at least everyone can understand me, including the Italians. Let's get on with the video. Hope you enjoy! Ciao a tutti! Questa è la seconda visione di questo. Non ricorda bene cosa ho detto la prima volta perché non parlo italiano. Ma sono tornato! Surprise, un video in italiano. Non parlo italiano, quindi sarà divertente, ma farò del mio meglio per renderlo il più imbarazzante possibile e dargli il mio pieno 100%. Why is that so hard to say? What? What is this word? Oggi sto facendo un video di decorazione e normalmente quelli soli sono piuttosto toasty. Questa casa è per la mia sfida del 100 bambino nel Sims 2. Ho un link in basso per vedere dove puoi guardare i video. La casa è molto diversa dalle mie tre case perché è più lussuosa. Ho provato a farlo sembrare così, nonostante questo, solo il soggiorno si è rivelato decente. Abbiamo avuto così tanti soldi da spostare che siamo in grado di decorare la casa? Il momento che stiamo per registrare il 100 episodio e avere quanti più bambini possibili. Non mi sentivo decorando completamente le camere da letto. Ha solo bisogno di molte quelle per ora e quando sono più vecchi posso sempre cambiarlo What? What in the fuck is that? E anche un link in basso dove puoi scaricare questa casa. I have a feeling everything I say just sounds like a question. Questo video è abbastanza casuale. Ho pensato che forse potremmo parlare di alcune altre cose, quindi solo della casa. E forse anche solo parlare della mia terapia non è molto interessante. Voglio spiegare rapidamente questo video. Come tutti sappiamo, sono metà olandese, metà persona inglese e parlo inglese americano nel mio video. È piuttosto casuale voler parlare in italiano. Ho scelto questa lingua perché la mia il fidanzato viene dall'Italia. È il suo unico linguaggio che ho cercato di imparare negli ultimi 2-3 anni. Sono attualmente in terapia per alcuni miei problemi e uno di questi è la mia paura di fallire, di fare un errore, avere rimpianti. So, quando faccio un'attività in cui potrei fallire, cerco di inventarlo. Sono arrivato al punto che devo iniziare attivamente e cercare il fallimento per insegnare al mio cervello che va bene fare errori. Una delle cose che ho iniziato a fare è imparare italiano. Avvia pochi mesi dopo aver iniziato a impararlo, la mia paura del fallimento divenne la più grande che fosse mai stata. E non riuscivo nemmeno a dire una parola. Paura che sarebbe disastroso. Bitch. Fare questo video adesso è piuttosto intimidatorio, ma so che la paura è mentale e che ho bisogno di fare questo per superarlo. Non riuscivo nemmeno a scrivere una parola su carta senza doverla ripetere.
Facendo foto per farsela perfezionare. Sono diventato davvero ossessionato dalla perfezione dopo che la mia paura di fallire è diventato fuori controllo. Sì, è il giorno e che temo molto, ma sono anche un po' orgoglioso. Se metto questo video su YouTube, mi sono avvicinato un po' di più per superare la mia paura. Mi vergogno di parlare di questo, perché dovrei? La paura è stupida. Meno provo a vincere facendo stupide casate come questo. E dal momento che il mio ragazzo e molti altri sono italiani, penso che mi avrebbe un grande impatto esprimermi in questo modo. Il fallimento è così grande con un video come questo ed è così difficile non riuscire a incontrarsi con persone che parlano perfettamente la lingua. E vuoi poi lasciarmi anche i commenti in italiano? Conosco italiano, ho studiato e capisco e posso leggerlo 100 volte meglio di quello che posso parlare. Se voi ragazzi vorreste. Ok, starò zitto per fare errori ora. Se mai hai paura, sappi che qui sul mio canale non lo giudico, sentiti libero di sguardare Asia Nena. Ok, e per quanto riguarda qualcosa di positivo, non hai visto i miei ultimi video? In realtà ho un nuovo computer. Bitch. Il suo bianco e nero. E so che non è la cosa più interessante di cui parlare, ma non so davvero cosa dire ora che devo tradurre tutto. Lascerò un link a quel video in basso. È stupido, ma la sono anche tutti i miei video. O meno il PC. O meno il PC è una bellezza. Mi ci sono voluti 3 anni per risparmiare e comprare questo PC, ma sono un cheapskate e odio liberarmi delle cose. Qualcun altro è così? Solo io? Un nuovo computer. Dopo aver risparmiato quasi 2 interi anni per questo, mi ha preso forever per ottenere questo per sempre. Sono così ancora una. Stasera, mentre registro questo, devo pulire il computer e fare il backup di tutti i miei video in modo da poter riprodurre ovviamente i Sims 2 sul mio nuovo computer. Voglio fare parte stasera, ma con i voci d'artificio e tutto sarà difficile farlo di notte perché ci sono più scopi. Nailed it. Ma al mattino è un po' più tranquillo. Persino volevo che il 100 episodio fosse fatto quest'anno, quindi suppongo di dover fare un passo avanti e fare del mio meglio per tirare fuori tutto prima del nuovo anno. Se avessi il mio nuovo PC sistemato, allora dovrebbe essere più che fattibile. La velocità di rendering dovrebbe essere 4 volte più veloce, si spera. Non lo sto riportando indietro. Quindi la storia è voluti 2 anni per risprimare ed essere emotivamente pronto a lasciare il mio... Nope. Mi ci sono voluti 2 anni per risprimare ed essere emotivamente pronto a lasciare il mio amico di infanzia anche il PC. E poi quando finalmente ho deciso di pagare, l'ho capito. In qualche modo... Spendo una parte dei miei risparmi iniziali, quindi devo portarlo fuori dal mio account, come l'avevo in contanti. Poi voglio prenderlo in negozio, ma dice 1 a 2 giorni e non immagino. Aspetto pazientemente fino a sabato. Che mi ha infastidito così tanto perché finalmente fai qualcosa e poi è come se l'universo dicesse no. Sono andato a negozio e sono stati come se non fosse mai in stock. Io ordinavo per ordine.
Così sono tornato a casa deluso come di Amina. Cerco di ordinarlo online. Pensando bene posso ordinarlo online e pagare nel negozio con soldi. Finiscono bene o bene. No, non lo permettere. Nuova grande frustrazione, culo. Porco Dio. Dove quando il mio fallimento è l'ansia di fare le cose sbagliate e non essere abbastanza bravo mi incolpa di tutto. Questo è tutto quello che posso dire riguardo. Ho comprato un bel asset bianco che sono sicuro includerò. Che chi ho mostrerò un link al video se pubblico il c'è solo per poterlo ammirare. Non è un mostro malo farà. Duratemi, spero. Altri undici anni e mi rendete molto felice. Non so cos'altro dire e non voglio che il video sia troppo lungo. Spero vi sia piaciuto il video. Mi dispiace ci sia voluto un po' per farlo. Sono tutti un po' in ritardo per via del cambio computer. Grazie per aver guardato questo video e come sempre ci vedremo nel prossimo video. You want me?